diventa forse un ulteriore passaggio in una nuova clinica. Assolutamente sì, poi subito pensavamo di poterlo portare a casa perché sembrava che stesse recuperando quel po' che poteva recuperare, mentre con le crisi, dopo le crisi epilettiche gli sono rimaste periferiche, è inciampato, si è rotto una clavicola, adesso è terrorizzato, ha paura di cadere, gli gira la testa, gli è salita la pressione, un sacco di problemi. Anche le dottoresse della clinica Sant'Anna ci hanno consigliato di continuare ad andare in un'altra struttura per la riabilitazione e poi perché lui ha bisogno di assistenza medica continua, non di una badante, ha proprio bisogno di un medico e di un infermiere. In questo momento sto facendo tutte le procedure per riuscire a portarlo alle Grange, che lì arriva a Ligure. Logicamente lì ci saranno dei costi aggiuntivi perché non è, devi pagare. Discorso è questo, quindi vedremo col fondo quello che riescono a col CD che hanno fatto questi. Lo ricordiamo, sabato questa serata per Sergio. Assolutamente sì, sabato sera siamo lì all'auditorium della Camera di Commercio alle ore 21 e domenica dalle 3 del pomeriggio a oltranza chiudono una parte di via Cascione e suoneranno sulla terrazza del Cavour. Quindi al momento la situazione di Sergio è abbastanza peggiorata. Speriamo di riuscire a recuperarlo, di riuscire a convincerlo di nuovo a fare fisioterapia, perché adesso ha paura di alzarsi, perché ha paura di cadere, quindi è tutto complicato. Terrorizzato e non riusciamo a togliergli questo terrore. E quindi ogni volta che supera qualcosa si attacca a un'altra cosa. Adesso prima tirava la testa, adesso sembra che gliel'abbiano stabilizzato, allora mi dice che dall'occhio destro vede di nuovo meno. Logicamente al campo visivo ridotto perché il nervo ottico che attraversa non c'è più, quindi lui ha un 50%, infatti vede 5 decimi, quindi il 50%. Ci sono dei problemi, speriamo di risolverli, vediamo se qui alle Grange più o meno dovrebbe essere come la Sant'Anna, quindi fisioterapia e logopedia, poi con il dottor Balbo della logopedia dell'ospedale di Imperia siamo d'accordo che ormai abbiamo capito che la possibilità che lui possa venire a parlare e quindi comunicare con la parola, la lettura e la scrittura è compromessa quasi sicuramente. E andare al Don Gnocchi di Milano, fare un consulto in modo da vedere se c'è la possibilità di aiutarlo a comunicare in una maniera diversa.